pericolosità del sodalizio innanzitutto è rilevata anche dallo spessore criminale dei soggetti coinvolti. Innanzitutto i due promotori del gruppo criminale hanno un curriculum criminale di notevole spessore. Uno dei due in particolar modo ha scontato 26 anni consecutivi di carcere per l'omicidio del padre, per l'assassinio del presunto omicidio del padre. L'altro invece, capo promotore del gruppo, aveva come precedente una rapina a mano armata in un ufficio postale di Olbia. Tutto il sodalizio criminale vantava di uno spessore, un curriculum criminale notevole. Tutti quanti infatti hanno precedenti criminali o precedenti di polizia. L'importanza dell'attività svolta sta nel fatto non soltanto quindi nello spessore criminale dei soggetti coinvolti, ma anche nel fatto che l'attività di indagine ha permesso di appurare che il sodalizio aveva preso in maniera egemone tutto il traffico della droga che arrivava in Sardegna, gestendosi e spartendosi le aree delle province del nord della Sardegna e del sud della Sardegna, del Cagliaritano. E tutta la droga in Sardegna arrivava tramite loro? Possiamo dire che sono il gruppo più forte per ora di cui abbiamo contezza.